Grazie a tutti, sono Stefano Capaccioli, mi definisco uno studioso della frontiera del diritto, ho scritto una monografia su Bitcoin, sono cofondatore di Assobit, ho creato un blog CoinLex, ho oltre 20 articoli su questo argomento ed ho costituito la prima società con il conferimento del capitale sociale in Bitcoin nel marzo del 2015. Sono esperto anche di legislazione sui metalli preziosi. Il problema del Bitcoin, le domande ricorrenti che vengono fatte, fondamentalmente sono queste, quelle che di solito vengono fatte. Se i Bitcoin sono illegali, se sono utilizzati per riciclare, se sono un Ponzi scheme, una catena di Sant'Antonio, o se sono utilizzati esclusivamente da criminali. Dopodiché fanno l'ultima domanda, sì, ma cosa sono i Bitcoin? Vale a dire, si parla di un argomento che non è conosciuto. Fondamentalmente molto di quello che trovate scritto si basa su bufala, su leggende metropolitane, su percezioni di una realtà totalmente errata e più che altro si basa sulla scarsa comprensione dello strumento. Iniziamo subito le leggende. La prima è Bitcoin e il crypto locker, cioè quel virus che vi cripta i dati del computer qualora voi apriate una mail e chiede il riscatto in Bitcoin. In realtà il primo crypto locker è del 1998 e chiedeva il pagamento di $189 a Panama. Viene utilizzato il Bitcoin solamente perché minimizza l'attività del criminale su internet. Bitcoin e ISIS, molti ne hanno parlato. Il vantaggio del Bitcoin è che è binario e manicheo. O è vero o non è vero. Perché quando è venuta fuori la bufala di Bitcoin e ISIS è stato iniziato a essere messo sotto pressione il giornalista di Deutsche Welle, che alla fine ha dovuto dichiarare che aveva sbagliato e chiedere scusa, perché la comunità gli chiedeva: se è vero che sono passati 3 milioni di bitcoin destinati all'ISIS, dici qual è l'indirizzo bitcoin, e lui non era in grado. Bitcoin e riciclaggio, io ho ampiamente dimostrato che la blockchain è il posto peggiore in cui fare il riciclaggio, perché si lascia una traccia eterna dell'attività. Bitcoin e evasione fiscale, ho anche sentito, fondamentalmente si applica le normali regole e poi, da quello che ne so, anche viste le ultime statistiche, l'evasione fiscale si fa con i contanti, non si fa con i bitcoin. Bitcoin e aspettiamo la prossima bufala, io ricordo a tutti che con il coltello del pane ci si può uccidere la moglie o il marito e la diavolina viene utilizzata dai piromani, ma nessuno gli è mai venuto in mente di demonizzare né la diavolina né il coltello del pane. Fondamentalmente quello che si assiste è la demonizzazione di un fenomeno, di uno strumento non conosciuto. Partiamo dalla filosofia, io ritorno alla filosofia, lo status quo. Il mondo come noi lo conosciamo, il mondo economico, il nostro mondo sociale, si basa su due pilastri, che è la fiducia e la centralizzazione, tale per cui abbiamo creato dei registri chiusi in cui accedere e sui quali poniamo la fiducia. Non vuole essere una critica, è che finora questo era l'unico strumento con il quale noi eravamo in grado di farlo. Fondamentalmente prendiamo un esempio, se io chiedo a Marco chi è, lui mi risponde Marco Amadori, ma se insisto mi tira fuori un documento di identità. Ecco, io ho fiducia nel comune, ente centrale, che mi dichiara che lui è lui. E questo lo è per tutto, lo è per il denaro, lo è per l'identità. Lo è anche per i domini internet, per la nostra attività, per la nostra identità digitale su internet. Noi abbiamo creato quindi questi registri chiusi, solo che sono costosi e necessitano fiducia condivisa sul tenutario. Registri. Facciamo una breve storia. Da quando l'uomo, ce ne ricordiamo, ha sempre avuto registri. I primi furono i Sumeri, il primo registro conosciuti, poi in Micronesia fecero le Yapstone. In Italia abbiamo inventato la prima banca, il primo registro centralizzato con il Banco dei Medici, la Banca d'Inghilterra la prima volta che il re pose la fiducia come garante del registro e l'ultima innovazione è la blockchain di Satoshi Nakamoto. Ma da dove origina questa filosofia? Origina da alcuni studiosi, da alcuni criptoanarchici sconosciuti e più, che sono Wei Dai e Nick Szabo, che avevano questa follia di creare, questa utopia di creare un mondo trustless, cioè creare un mondo di pseudonimi che potessero interagire con loro, tra di loro, con un sistema che fosse liberamente accessibile, non basato sulla fiducia, aperto e poco costoso. Perché lo facevano? Lo facevano per reazione contro la sorveglianza di massa. Non ci dimentichiamo Prism, non ci dimentichiamo la Room 641A, cioè tutto quello che è venuto fuori sulla
tendenza alla sorveglianza di massa, la resistenza a censura preventiva, la difesa della libertà di espressione, dell'individuo e della sua privacy, la creazione di sistemi aperti e accessibili e la creazione di sistemi che si basassero sulla reputazione, come ha detto prima Marco, con l'idea che i criptanarchici scrivono codice, creano le regole. Io qui non do nessun giudizio di valore, ma se uno volesse finanziare Wikileaks, l'unico sistema sono i bitcoin, perché il sistema bancario è chiuso. Non ci dimentichiamo quello che è successo con Edward Snowden sulla videosorveglianza, sui Panama Papers e più tutto il monitoraggio preventivo che è stato fatto in questi paesi, in Cina, in Corea del Nord, il caso di WhatsApp in Brasile che non rilasciava i dati, la discussione tra Apple e FBI e la chiusura di LinkedIn in Russia. Gli usi comuni che vengono fatti di questi codici della crittografia sono sulle nostre transazioni e comunicazioni bancarie e sulla sicurezza informatica. Io affronterò oggi, mi limiterò, agli aspetti fiscali, contabili e legali. In Italia abbiamo sempre parlato di moneta corso legali, io qui prendo tre esempi che tutti noi conosciamo. Nessuno si è mai posto il problema che il gettone telefonico fosse un documento di legittimazione. Nessuno se ne è mai posto il problema, eppure per decenni ha continuato a girare in Italia per 100, poi 200 lire fino a quando è scoperto. In realtà era credito telefonico, io col gettone telefonico avevo la possibilità di fare una telefonata, eppure veniva accettato senza alcun tipo di problemi. L'altro documento di legittimazione era il francobollo. Chi mai ha comprato le sigarette o le caramelle e gli è stato dato il resto con il francobollo? Al tempo era assolutamente normale. Nessuno se l'ha mai posto. O durante la carenza metallica dagli anni 70, i mini assegni che fondamentalmente erano titoli di credito. Nessuno si è mai posto il problema. Io qui faccio un'ulteriore riflessione prima di introdurre l'argomento, che è la frammentazione del diritto. Cioè ogni paese ordinamento ha le sue regole. Le norme nascono quindi per rispondere a determinate esigenze e per seguire determinate finalità. Quindi, però, l'algoritmo, come abbiamo visto, il codice, è regolamentato e ha le sue regole. Cioè la blockchain, il bitcoin, code is law, può fare solo ed esclusivamente quello che è stato programmato per fare. Il problema quindi è che se io trovo qualunque soluzione in un ordinamento inteso con un ambito territoriale e per quella normativa, le soluzioni che trovo, a mio avviso, non possono essere estese ad altro. Quindi, qualunque risposta semplice a una domanda complessa è per sua natura sbagliata. E qui vi porto un caso, il caso di Hashfast versus Law. Cos'è Hashfast versus Law? Per me è la dimostrazione che alcune mie teorie sono corrette. Questa è la storia del dottor Law e della società Hashfast. La società Hashfast pagò 3.000 bitcoin al dottor Law per alcuni servizi. Poi è fallita, il tribunale fallimentare ha fatto la revoca dei 3.000 bitcoin. Problema. Ma devono essere pagati, devono essere restituiti il valore del bitcoin oggi, al momento del fallimento, o al momento in cui sono stati dati? Vale a dire, è una commodity, quindi è un bene, o una moneta? Il problema lo vedete, ho messo i dati. Ad oggi sono $700 per bitcoin, al momento della transazione erano 120, al momento del fallimento erano 448. Ed è bellissimo leggere i due avvocati quello che si dicono. Da una parte dicono, guarda, la curatela dice, è una commodity, perché l'IRS, Internal Revenue Service, la CFTC, considerano il bitcoin come una commodity, tale per cui è un bene, ridammi il bene, quindi $700. Ma dall'altra parte il dottor Law dice, guarda, c'è la FinCEN, che è una specie di LUIF americana, abbiamo la SEC e abbiamo due sentenze penali che sono SEC versus Faiella e US versus Ulbricht, che dicono che il bitcoin è una moneta, quindi io ti ridò il valore della moneta al momento del momento. Il giudice Dennis Montali, quindi si parla di normative esclusivamente americane relative allo stesso ambito territoriale. Il giudice Montali dice, guarda, per la normativa californiana sul fallimento il bitcoin non può essere moneta. Tale per cui si pone il problema, perché quando si guarda gli aspetti legali, fiscali e contabili, sulla definizione giuridica. Fondamentalmente possono avere tante definizioni, a mio avviso,
anche se pacifico, e qui ho riportato il passo rilevante della sentenza della Corte di Giustizia 264/14 Etfist, è la Corte di Giustizia che poi vedremo che ha detto che il Bitcoin esente IVA, che dice è pacifico che il Bitcoin non abbia altra finalità oltre a quella di mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Quindi è una definizione abbastanza neutra, però è un punto di partenza in Europa. Se andiamo a vedere cosa può essere, io sostengo che può essere tutto il contrario di tutto, perché può essere moneta, può essere valuta estera, può essere bene immateriale, può essere una commodity, può essere uno strumento finanziario, può essere un diritto al baratto, baratto asincrono, può essere uno strumento di pagamento o può essere addirittura anche un'obbligazione naturale, dato che non è possibile per nessuno di andare a fare azioni legali per fare l'enforcement su una determinata azione. L'altro problema, poi abbiamo, dopo il problema della definizione giuridica del Bitcoin inteso come unità di conto, abbiamo il problema della blockchain, perché le criptovalute senza blockchain non esistono. La complessità è evidente perché, come abbiamo visto prima, il protocollo con la B maiuscola e l'unità di conto con la B minuscola, qui si confonde nel senso che sono intimamente unito lo scambio e la cosa scambiata. Quindi mentre noi siamo abituati a io do una cosa, qui è insieme. In più, le regole del sistema delle criptovalute non possono essere derogate neanche per accordo tra le parti. Se noi decidiamo di fare una qualsiasi cosa che il protocollo non permette, anche se siamo tutti d'accordo, non lo possiamo fare. Quindi il sistema, è la prima volta che abbiamo un sistema umano che diventa autonomo, diventa instoppabile, diventa inderogabile. I documenti a livello internazionale e sovranazionale che sono usciti, io qui li ho indicati. Qui sono i principali e la cosa più simpatica è che è una sentenza del Tribunale di Créteil in Francia, perché i primi che hanno avuto a dover parlare, a dover discutere qualche cosa sono gli avvocati. Qui sono i documenti in Europa. L'ultimo è l'European Commission, dove stiamo, io sto partecipando al tavolo, dove stiamo discutendo le nuove normative antiriciclaggio per estenderli ad alcuni attori. Le tendenze fondamentali in Europa, abbiamo il Parlamento Europeo che ha delineato le tendenze principali con un documento del maggio del 2016, la Corte di Giustizia ha riformato l'IVA, la Commissione Europea, come ho detto, sta proponendo e studiando di applicare la normativa antiriciclaggio a exchanger e a custodia wallet provider, e alcuni paesi stanno sviluppando le proprie tendenze in concorrenza uno con quell'altro. Il vero problema interpretativo è che alcuni paesi lo vietano, altri impongono normative ed obblighi, ma le imprese e gli attori sono virtuali ed oblique. Quindi spostare un'azienda nel mondo Bitcoin è praticamente veloce come il suo titolare, che è in grado di spostare da un paese a quell'altro. E l'altro problema è che tutte le norme che noi conosciamo sono state costruite per sistemi che non comprendevano il Bitcoin e quindi massimamente sono inapplicabili, anche perché è impossibile riportare tutto sotto l'ombrello del conosciuto o del conoscibile. Partiamo dall'IVA. L'IVA, la Corte di Giustizia ha stabilito che la vendita di Bitcoin è esente IVA, esattamente similarmente alle valute, ma non è che con questo ha detto che il Bitcoin è una valuta, ha detto che per il principio di neutralità, visto che rispondono alla stessa esigenza, non può essere stabilito due sistemi diversi. Tutto si basa sull'articolo 135 lettera E, e questa è la traduzione dell'articolo 10 in Italia. La Corte di Giustizia ha detto che quindi se fossero soggetti a IVA si priverebbe la norma della finalità dell'esenzione, che consiste nell'ovviare le difficoltà insorgenti nel contesto dell'imposizione alle operazioni finanziarie. Quello che assume rilievo è molto le conclusioni dell'Avvocato Generale, che qualora foste curiosi vi invito a vedere, nella quale si dice che le valute virtuali quindi non hanno altra funzione perché non posso utilizzarle. Un esempio, si partiva dal concetto nei campi di concentramento, nei campi di prigionia, la moneta erano le sigarette, ma io con le sigarette ci potevo fare qualche altra cosa, erano utili anche per qualche altra cosa. Col Bitcoin non riesco a fare altra cosa che questo. Quindi servono per fare
per essere utilizzati come sistema di pagamento semplice basati su una accettazione volontaria, tale per cui principio di neutralità assolutamente esenti da IVA. In Italia questo è stato ripreso dalla risoluzione ministeriale, dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, c'è ancora questa abitudine di parlare di Ministero, dell'Agenzia delle Entrate 72/E del 2016, nel quale viene ripetuto che le cessioni di Bitcoin sono esenti da IVA. È il primo riconoscimento tributario ufficiale in Italia, il primo riconoscimento tributario in Europa è delle CRMC in Inghilterra, che era del marzo del 2014, quindi 2 anni e mezzo fa, quindi sono un pochino più avanti. Un altro aspetto rilevante è che coloro che hanno wallet o che fanno attività di exchange non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta. A mio avviso vi sono alcuni errori concettuali di interpretazione in tale risoluzione, ma secondo me verranno corretti del tempo con una maggiore comprensione nel corso del tempo. Passiamo agli aspetti amministrativi. La regolamentazione degli aspetti amministrativi non prevedeva l'invenzione del Bitcoin, tale per cui massimamente non lo include. Infatti in Commissione europea stiamo discutendo di modificare la normativa antiriciclaggio attraverso una proposta per cercare di far ricadere all'interno della normativa antiriciclaggio alcune due nuove categorie, che sono quelli degli exchanger. Stiamo discutendo su due termini, gli exchanger, coloro che svolgono attività in maniera professionale e a titolo principale, e su custodial wallet, cioè coloro che hanno il controllo delle valute virtuali e hanno il wallet. È una questione estremamente difficoltosa perché c'è da riportare con un wording un termine che in questa normativa c'entra poco. Infatti i due concetti che stiamo portando avanti sono principalmente e professionalmente. Qui questo è quello, dicevo, del wallet, che è una questione estremamente difficoltosa perché con l'avvento dei multisig, cioè wallet che possono essere spostati con N su M firme digitali, si pone un problema di capire quali possono essere attratti e quali non possono essere attratti. Nella stessa normativa viene prevista la definizione di valuta virtuale, quale rappresentazione digitale di valore, che è coerente con la sentenza di cui prima. Le prospettive sono quelle di far dare un'autorizzazione, ancorché quale registrazione, per gli exchanger. La Banca d'Italia già nel 2015 aveva detto che l'acquisto, l'utilizzo e l'accettazione del pagamento delle valute virtuali dovevano essere ritenute attività a totalmente lecite. E però il problema di dire sì, lecite, quindi fuori dalla normativa, però attenzione alle concrete modalità di svolgimento intese come quel quid pluris rispetto all'attività per l'attività di Bitcoin. Vale a dire che qualsiasi attività non cade di per sé all'interno, a meno che lo svolgimento di quell'attività possa toccare delle normative inderogabili di legge. Quindi la prima scelta di campo che ha fatto la Banca d'Italia è quella di escludere gli obblighi AML gli exchanger. Un altro problema che si pone, da un punto di vista poi giuridico, è, stante la ipotesi di beni, come avevo detto prima all'inizio, come si estrinseca la relazione? Perché io non posso possederlo, non ha fisicità, tale per cui io ho un controllo della criptovaluta attraverso la conoscenza della chiave privata. Quindi ho il possesso della chiave privata che mi dà la proprietà del Bitcoin. Io vi invito, chiunque volesse dilettarsi, attenzione alla contrattualistica, perché questo porterà tutta una serie di problematiche, anche perché essendo beni, possesso e buona fede va al titolo. Cercando di chiudere sugli aspetti contabili, io nel marzo del 2015 ho costituito Oracleize SRL, è tutto in chiaro con tutti gli atti direttamente su internet e sul mio blog, con il conferimento di 45 bitcoin. A 31/12 del 2016 ho chiuso il primo bilancio dovendomi inventare i principi contabili su come dovevano essere rappresentati i bitcoin. Ho fatto una scelta di campo distinguendo tra trader ed user. E nel caso di trader, cioè di colui che fa attività di commercio di Bitcoin, io la considero come attività a costi ricavi e rimanenze. Non mi può essere contestato la carenza del requisito di materialità, perché già questo è previsto per i certificati bianchi, certificati verdi, dai principi contabili OIC 7 e OIC 8.
La risoluzione ministeriale dell'Agenzia delle Entrate ha risposto all'exchanger di valutarli a fine anno, non condivisibile dal mio punto di vista perché non tiene in considerazione i principi contabili, perché si può valutare al valore corrente di fine anno solamente le valute, ma riterrei assolutamente scorretto mettere i bitcoin tra le disponibilità liquide. Andando in conclusione, e scusandomi per aver sforato qualche minuto sui tempi, è da evitare qualunque intervento su Bitcoin ed evitare il rischio di overregulation, come il Locomotive Act del 1865, che è la vera causa del ritardo dell'industria automobilistica inglese su quella americana. Se siete curiosi, andate a vederlo. Prevedeva che per evitare l'arrivo della macchina che era pericolosa, che vi fosse una persona 55 yard avanti con una bandiera rossa che avvertiva della macchina. Questo serviva più che altro per difendere i treni e i produttori di carrozze, e questo ha portato al ritardo dell'industria automobilistica inglese rispetto a quella americana. Evitare gli unbanked, gli underbanked, il decentralizing, prendo il caso dell'Australia, in Australia il bitcoin è soggetto IVA per un problema di wording della loro normativa, non c'è più un exchanger, in Australia sono tutti fuori, tale per cui si mette la normativa e spariscono gli attori. Più anche il problema di tutti gli unbanked, gli underbanked, perché questi, come diceva prima Marco, non hanno alcun accesso al credito. Per dare un dato in Italia, rapporto della World Bank del 2014, in Italia sono il 13%, sono 8 milioni di persone che non hanno accesso, sono unbanked. Presumibilmente gli underbanked, cioè coloro che non accedono totalmente, sono molto di più. In Finlandia sono lo 0%, in Inghilterra sono l'1%, noi in Italia ne abbiamo 13 milioni. Questo per il 13% pari a 8 milioni. Evitare la demonizzazione del fenomeno. In più, UK e USA stanno attirando quasi tutti gli investimenti di questo settore, che sono oltre 2 miliardi nell'ultimo periodo. Io dico poi, iniziamo a usarli. È la prima volta che abbiamo una moneta programmabile e quindi le applicazioni che gli possiamo dare hanno solo come limite la fantasia e ovviamente l'informatica e il protocollo. Io vi ringrazio per l'attenzione, qui ci sono tutti i miei riferimenti anche con i miei blog per qualsiasi vostra curiosità.